Ciao, e ora recensisco questa che ho preso alla sagra dei fumetti. Siccome appunto non avevo trovato gli scettri di Sailor Moon o lo scettro di Sakura, allora ho detto vabbè dai, prendiamola, voilà, prendiamola perché era una cosa che volevo. In realtà, vabbè, avete capito dalla forma che è una bacchetta, poi dopo vedremo quale. In realtà volevo prendere quella di della McGranit, quella ufficiale, quella proprio della Nobel Collection, ma non c'era. C'era, però era quella non ufficiale, costava di meno, però ho detto no. Voglio quella ufficiale. E quindi ho preso quella di Hermione. Allora, ne aveva due tipi. Vabbè, qua c'è la scatola che è così fragile. Item number NN7021. Nobel Collection. Hermione's Wand, Nobel Partner Distribution, bla bla bla. Questa qui, perché c'era quella normale che veniva sui 33 euro, e poi aveva anche questa, vedete? Così. Aveva questa, che praticamente è la riproduzione è la riproduzione di quella che praticamente si vede nel film, quella di Ollivander. È la versione di Ollivander. Allora, all'esterno è fatta così, ha questa bellissima scatola verde scuro. Sotto c'è questo, vabbè, Made in China, che bello. Qua c'è TM, trademark e copyright Warner Bros. Entertainment Inc. Qui, vedete? Qui così. Qui c'è il simbolo. Quello che praticamente compare sulla scatola, cioè non che compare, che c'è anche sulla scatola della bacchetta di Hermione. Queste qua le vendono anche, come si chiama? Nei negozi, quelli ufficiali, ai Warner Studios in Inghilterra e in America. Poi, aprendola, c'è. Vabbè, fatta così dentro, vabbè. Aprendola c'è il certificato di autenticità, che è questo cartoncino con Harry Potter, un boccino d'oro, Warner Bros. Entertainment, eccetera. E qua c'è scritto Products inspired by the world of Harry Potter. Prodotti ispirati al mondo di Harry Potter. This document certifies that the enclosed wand is an authentic replica from the Warner Bros. Pictures Harry Potter film series. Please enjoy this unique offering from the Nobel Collection. Allora, questo documento certifica che la bacchetta che è contenuta qua dentro è una replica autentica. Dal film della Warner Bros. Della serie dei film della Warner Bros. Please enjoy this unique offering from the Nobel Collection. Per favore, non abbiate cura. Oddio, come cavolo si dice? Divertitevi, insomma, questa offerta unica dalla Nobel Collection. Allora. Dentro la scatola è così, c'è questo bellissimo telo che finisce con queste frange che è
qui non so se si riesce a cogliere, però è tipo, vedete che, vi faccio vedere, aspettate se riesco senza. Vedete, in fondo è verde, praticamente quel tipo di stoffa che è un po' verde, un po' rossa, è bellissima e ha uno e due. E dentro c'è la bacchetta che è messa dentro questo bellissimo velluto verde scuro. Allora, adesso tiro fuori la bacchetta che è pesantissima. Io non so con che cosa l'hanno fatta, con resina penso, perché è una cosa strapesante. Guardate quanto è bella. La punta che è liscia e qui praticamente ha tutto questo intarsio di foglie. Che si va a spiralleggiare qua lungo tutta la bacchetta. Cioè, guardate. Guardate. È stupenda. E in fondo finisce così. È veramente molto pesante. E poi, vabbè, si rimette dentro la custodia così. Molto bella. Si può esporre così. Magari dentro la scatola, così con il certificato qua dentro, ecco, così che così non si perde niente. Ecco, così io penso che la esporrò così perché è veramente bellissima. Non so però se la espongo qui in sala, no, perché non so se ci sta da qualche parte. Forse lo metterò lì nella vitrinetta o da qualche parte qua in camera. Vabbè, comunque è stupenda. Poi se riesco cercherò di procurarmi anche quella della McGranite e magari anche quella di Piton, perché non c'era neanche quella. Perché ho chiesto: avete quella di Piton? Ma mi hanno detto no, di quelle ufficiali. Allora ho detto vabbè, intanto prendo quella di Hermione. Ah, e l'ho pagata 40 euro. È un po' tanto. Però questa qui praticamente la si può, almeno lui mi ha detto che lui l'ha presa dai rivenditori ufficiali, cioè quelli proprio, come si dice, quelli proprio in Inghilterra, quindi dal negozio che c'è nei Warner Studios, per cui secondo me lì la fanno pagare di più. Ho visto che ci sono alcuni rivenditori italiani che la fanno un po' meno questa qui, sui 35 euro. Comunque, vabbè, 40, poi dipende. Penso che dipenda molto dalle fluttuazioni del mercato, nel senso che magari lui l'ha presa e gli è costata anche di più, perché tra l'altro lì in fiera le svendeva e in più faceva anche un omaggio, che vabbè, era una cosa non ufficiale. Io ho preso una collanina con il lo stemma di Hogwarts, carina. E comunque no, sono stata comunque contenta, perché alla fine 40 euro ci sta per una cosa ufficiale. Poi cioè, è pesantissima. poi mi piacerebbe appunto riuscire a prendere quella della McGranite e di Piton. Vediamo, vediamo se riesco a prenderle. Comunque, intanto questa, bellissima. Ok, allora alla prossima. Ciao!